Appuntamento per tutti gli appassionati di questo genere con il meglio che c'è in circolazione e con grande piacere. Il Cava Con ospita a Cava una delle chine più famose degli ultimi anni nel mondo del fumetto italiano. Parliamo di Claudio Castellini, complimenti per innanzitutto questa sua bella carriera, una carriera costellata di tantissimi successi, anche se sappiamo quanto sia, diciamo, in difficoltà il mondo del fumetto, però sicuramente in questo mondo difficile c'è chi emerge e Claudio Castellini è sicuramente uno dei massimi, delle massime espressioni della capacità italiana di essere presente in questo mondo. Complimenti innanzitutto. Beh, innanzitutto grazie per la considerazione. Sono molto contento, no, di essere qui, è la prima volta che vengo, vedo che c'è una grande passione di base e credo che sia questa la cosa più importante in una fiera del fumetto, più che del merchandising, più di tutto ciò che fa commercio, che comunque parliamo di un mondo che è anche di business, no? Però quello che è veramente importante è che ci sia la vera passione dietro, autentica passione, ed è quello che percepisco qui. Il fumetto è sempre stata una delle gioie e dei dolori di questo mondo, perché in presenza di tantissimi artisti, perché siete degli artisti veri e propri, c'è invece un mercato in difficoltà dove le testate nascono e nel volgere brevissimo di qualche anno spariscono. Ce ne sono altre che hanno resistito, ma a costo di grandi sacrifici, magari anche riducendo le uscite. Faccio un esempio su tutti: la Bonelli, che è stata costretta a rendere, diciamo, bimestrali alcuni suoi capolavori. In questo mondo c'è ancora spazio? Per il fumetto intende? Io mi auguro di sì, ma è chiaro che la crisi di cui parlavi è legata soprattutto al fatto che le nuove generazioni sono molto attratte da tutto ciò che è digitale, no? Io personalmente credo che le due forme di intrattenimento possano coesistere, cioè il digitale, non ho nulla contro il digitale, però è anche vero che non deve prendere il posto del cartaceo, quindi io credo che le due cose possano convivere tranquillamente tra loro. E infatti, proprio per andare incontro a queste nuove tendenze, molte case editrici come la Marvel e la DC hanno già cominciato da diversi anni a pubblicare dei fumetti digitali. Io da autore e da appassionato del fumetto continuo a preferire chiaramente il contatto cartaceo, perché lo rende comunque un qualcosa di più artistico. Mi auguro che comunque le nuove generazioni sappiano valorizzare sia l'una che l'altra, la forma autentica del fumetto, ovvero quello che si può toccare con mano. A proposito, allora, sul piano anche professionale e personale, ti sei cimentato con questo tipo di tecnica nuova? Beh sì, il computer, allora, non per quanto riguarda il tratto, il disegno deve rimanere comunque artistico, fatto artigianale, fatto a mano. È vero però che, per esempio, per quanto riguarda la colorazione, il Photoshop ci dà una grande mano, perché si possono ottenere risultati addirittura, a volte, per chi ne è capace, anche pittorici, con la metà del tempo, e oltretutto avendo la capacità, la possibilità di tornare sul colore ogni volta che si vuole, quindi senza dover rifare una tela, no, per così dire. Quindi io sono favorevole all'uso della tecnologia, purché rimanga comunque il fattore umano, il fattore manuale, quindi il disegno deve comunque continuare a essere fatto come alla vecchia maniera. Poi il colore, anche, per carità, ci sono dei fumettisti famosissimi in circolazione che ormai pittorici, no? Va molto di moda ora il fumetto pittorico, e io apprezzo e ammiro moltissimo questo tipo di fumetto. Per quanto riguarda invece il fumetto più classico, ovvero quello che viene colorato al Photoshop, ben venga il Photoshop, ripeto, purché l'uno non vada a prendere il posto dell'altro. Un'ultima battuta, Claudio, nella tua carriera, ecco, a quale personaggio sei più affezionato? Quello che magari ti accompagna anche nella vita oltre il disegno? Senza ombra di dubbio Silver Surfer, perché è stato il personaggio che mi ha fatto innamorare del fumetto. Io a 15-16 anni, ora non ricordo esattamente l'età precisa, però aprii un fumetto, la collana di Devil, se non sbaglio, in appendice c'erano le storie di Silver Surfer, disegnate in bianco e nero, erano pubblicate tra l'altro, disegnate dal grande John Buscema, che continuo a dire sempre quando me lo si chiede, è stato la mia fonte di ispirazione, il mio mentore, e da lì ebbi l'illuminazione. Capii che quel dono che avevo avuto, quell'inclinazione naturale per tutto ciò che è grafico, dovevo impiegarlo per diventare un disegnatore di fumetti. Quindi è il personaggio che mi ha cambiato la vita,
Infatti quando poi la Marvel mi chiamarono per poter iniziare una collaborazione insieme, loro mi domandarono: quale personaggio desideri disegnare? Io, senza, prima ancora che loro finissero di domandarmi, io avevo già risposto Silver Surfer, perché era proprio la passione che mi motivava. Tra l'altro mi piace il personaggio di per sé, non solo perché per un fattore nostalgico, diciamo così, ma perché è uno dei pochi personaggi che ancora conserva, se vogliamo, una etica. Cioè non è un personaggio maestoso, nobile, dà molto valore alla vita, a differenza di molti altri supereroi che oggi, questa tendenza devo dire che non trova la mia approvazione, sono diventati eccessivamente e gratuitamente violenti. Lui invece è un personaggio ancora con nobili sentimenti, non arriverebbe mai a uccidere il nemico, solo a sconfiggerlo, e questo lo rende un personaggio molto più adatto ai miei gusti. E tra l'altro a costringere a una capacità espressiva da parte dell'artista sicuramente esasperata, perché essendo, ecco, d'argento, no? Cioè questa, esprimere sentimenti in quella maschera quasi molto fredda, molto, ecco, metallica, è ancora più complicato. Verissimo, infatti, in effetti, come personaggio potrebbe essere un po' difficile da interpretare, perché come tu dici, il fatto stesso che sia metallico limita quelle che sono delle espressioni umane. Però con una serie di giochi ben calibrati, di riflessi, si può ovviare, no? Si può sopperire a questa mancanza, diciamo, di umanità, giocando con effetti, appunto, di lucidità, no? Sul volto, che vanno poi a sostituire quelle che sono le pieghe della pelle. E quindi alla fine si riesce a renderlo espressivo e molto molto più umano di altri che lo sono. Un'ultima parte, fumetto. Beh, suppongo di sì, altrimenti non, molti di noi non sarebbero più in queste convention. No, sicuramente si può vivere, è chiaro che come in tutti i settori, in tutto il mondo ormai c'è crisi, ma questo penso sia un problema generale, non solo del fumetto. Però ora, per chi lavora molto attivamente al servizio di una casa editrice, è diventato molto più duro che in passato, perché ora le deadlines, cioè i tempi di consegna, sono eccessivamente ristretti. Quindi per poter vivere, come tu dici, e anche per poterlo fare seguendo comunque la propria passione, bisogna lavorare molto molto più velocemente di prima. Devo dire però, a questo punto, inevitabilmente a discapito della qualità.